Una stazione dell'alta velocità che serva tutte le principali città della Romagna. È questa la proposta di Confindustria legata ad una visione della Romagna come un unico grande centro metropolitano. La nuova stazione, che sorgerebbe fra Casimurata e San Zaccaria, sarebbe poi collegata con Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini attraverso il sistema ferroviario convenzionale e linee autobus ideate su corsie preferenziali. Sarebbero 1 milione i residenti che potrebbero così raggiungere la nuova stazione in un raggio di 40 minuti. Gli spostamenti per Milano, la principale destinazione oggi raggiunta con l'alta velocità, si ridurrebbero di un'ora. Si andrebbe quindi a costruire un polo ferroviario, secondo le stime, equiparabile a Bologna o Firenze e superiore a Reggio Emilia, la seconda stazione dell'alta velocità in Emilia-Romagna. La proposta arriva al termine di uno studio sui servizi del trasporto affidato a Fondazione TL e alla società T-Plan Consulting. La base di questo piano sono una nuova linea alta velocità, alta capacità, che ha il suo punto d'arrivo nella nuova stazione Città Romagna, baricentrica rispetto al nostro territorio, legata alle principali vie di comunicazione e connessa ulteriormente al territorio attraverso il metro romagno. Una vera e propria svolta per la nostra capacità di connetterci con tutto il mondo. Chi prende il treno da Milano sarebbe a Romagna in 1 ora e 40 minuti rispetto alle 2 ore e 40 minuti attuali. Ma naturalmente i benefici non si limiterebbero a questo. Si libererebbero le attuali linee ferroviarie che potrebbero gestire meglio con maggiore efficacia e puntualità il trasporto regionale e altri flussi turistici locali. Immaginiamo solo che vantaggio potrebbero avere le nostre città e la nostra fiera di Rimini, per fare un esempio, già servita da una stazione. Nascerebbero altre linee di metro che verrebbe quasi spontaneo definire naturali. Questa linea dell'alta velocità aiuterebbe a decongestionare la 14 e il passante di Bologna, già sotto pressione da diversi anni, e soprattutto aprirebbe questa dorsale adriatica così ricca di potenzialità. E la posizione baricentrica della nostra città Romagna potrebbe configurarsi come nuovo polo di sviluppo economico del territorio. Il nostro piano non si limita però ai grandi temi, all'interno vi sono soluzioni che vanno poi articolate nei particolari per permettere al turismo e alle nostre attività economiche di continuare a vivere nelle nostre valli, dove le connessioni sono difficili, in alcuni casi quasi impossibili. Secondo Confindustria, la realizzazione della stazione dell'alta velocità romagnola si sposerebbe con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e porterebbe con sé ulteriori sviluppi per le linee ferroviarie del territorio, a cominciare dalle linee che collegano Ravenna a Russi, Russi a Castel Bolognese e Rimini a Ravenna.